Durante lo scorso dialogo monetario con lei avevamo denunciato la mancanza di obblighi di prestito all'economia reale nel documento tecnico della BCE riguardo alle operazioni di TLTRO. Venerdì, stranamente, dopo le prime operazioni, sono stati restituiti anticipatamente 19,9 miliardi dei vecchi LTRO. In Italia diciamo che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ma secondo lei è una coincidenza oppure alcune banche hanno usato i TLTRO per restituire le tranche di LTRO? Dall'inizio della crisi la BCE ha dato qualche migliaio di miliardi alle banche, ma se non mettiamo obblighi, ripeto obblighi, l'unica cosa che si è ripresa sono i bonus dei manager e i soldi che girano nelle tasche dei broker. Con le operazioni di TLTRO e acquistando ABS non facciamo altro che ingigantire il volume sul mercato finanziario e il rischio sistemico di bolla, senza sortire nessun effetto se non osmotico e periferico per quanto riguarda l'economia reale. Per questo il dato sull'inflazione rimarrà deludente a lungo. Premesso ciò, le chiedo cosa ne pensa di mettere obblighi e non solo raccomandazioni come erano sancite nel documento tecnico alle banche che prendono denaro dall'istituto che dirige? E poi, per porre fine una volta per tutte a questa presa in giro e fare qualcosa di veramente utile per i cittadini, non solo per i suoi amici della City o di Wall Street, cosa ne pensa della separazione dell'attività bancaria da quella finanziaria per isolare gli speculatori? Visto che continuiamo a ingigantire il mercato finanziario, la bolla, vediamo di mettere qualche vincolo e pensarci un po' su queste cose. E per ultimo, cosa ne pensa di un mix di stimoli monetari e fiscali? Guardando cosa hanno fatto gli Stati Uniti e la Gran Bretagna durante la grande recessione con politiche fiscali espansive, entrambi hanno lasciato che il loro deficit crescesse ad un livello del 6-7% sul PIL, riducendo le tasse e aumentando la spesa. In un secondo momento le variazioni sia di spesa che di entrate sono state riassorbite. Si può pensare di adottare questa politica nell'Eurozona o bisogna telefonare alla cancelliera tedesca per chiedere il permesso? Grazie. Non posso che ripetere quanto ho già detto, che ci piaccia o meno, l'80% dell'intermediazione dei debiti passa attraverso le banche in Europa. Quindi se vogliamo espandere il credito, ripeto, dobbiamo agire a livello delle banche, non abbiamo altra scelta. Poi si chiede se viene sostituita una cosa con un'altra. Probabilmente, ma significa che non presteranno? No, magari successivamente forniranno questi prestiti. Quindi questa è la grande differenza rispetto all'operazione precedente. Prima ci occupavamo di un problema di finanziamento specifico e abbiamo evitato un disastro a livello del settore bancario. Qui ora ci concentriamo invece sull'economia reale. Quindi questa è la differenza e ci sono dei requisiti ben precisi che le banche devono rispettare. Poi, tra l'altro, quando abbiamo adottato la decisione o quando adottiamo le decisioni di politica monetaria, non penso ai miei amici a Wall Street, ma penso ai cittadini europei, agli obiettivi che abbiamo di mantenere la stabilità dei prezzi, aumentare il tasso di inflazione per arrivare vicino al 2%, rimanendo al di sotto del 2%. Penso alla crescita, all'occupazione e anche e soprattutto alla disoccupazione. Quindi non c'è un collegamento con la City Wall Street. Questa è stata la risposta di Mario Draghi alle mie domande. E il problema qual è? Lui dice di aiutare i cittadini europei, fare l'interesse dei cittadini europei e quindi dei contribuenti europei. Il punto è invece, io ho criticato proprio il contrario, che sta facendo l'interesse dei mercati, la liquidità si sta concentrando sempre di più nei mercati finanziari e i più grandi economisti del mondo lo stanno denunciando. Basta andarsi a vedere il World Economic Forum ad inizio anno per capire come questo sia una realtà, la concentrazione della ricchezza proprio sui mercati. Poi dopo ha cercato di smentirmi sulla domanda dove non ci sono obblighi da parte della BCE sulle operazioni di rifinanziamento a target che sono state lanciate, e dicendo che ci sono due benchmark che poi dopo impongono il rientro delle banche di questi soldi nel caso non dovessero prestarli. Il punto è che se si va proprio a leggere bene il documento tecnico, le banche a prescindere avranno 2 anni di funding gratis e con questi soldi potranno fare essenzialmente
semplicemente quello che vogliono, non c'è un obbligo di prestito. E quindi andiamo a vedere come magari le polemiche alimentate quest'oggi riguardo al fatto che sono stati chiesti in prestito dei soldi giovedì attraverso queste operazioni e il giorno dopo casualmente alcune banche hanno restituito le prime tranche anticipate delle LTRO, che erano i famosi prestiti a 1.000 miliardi che erano stati fatti nel 2011, appunto in questo modo anticipato, cioè sorge forse il dubbio che abbiano preso questi soldi per non prestarli alle imprese, alle aziende, come all'economia reale, come dice Draghi, ma per restituirli nella stessa BCE. Quindi per questo siamo stati un po' polemici e critici, perché appunto vogliamo che si porti avanti qualcosa di concreto per salvare veramente i cittadini che sono in crisi e che hanno bisogno in questo momento di soldi e di lavoro. Dobbiamo far girare i soldi nell'economia reale e nel mercato interno.